Oggi incontriamo il sindaco di Faeto, Michele Pavia. Che rapporto c'è con il Gal Meridaunia, sindaco? Il Gal Meridaunia costituisce da diversi anni un punto di riferimento per lo sviluppo locale del territorio. Quindi le attività che il comune di Faeto ha intrapreso sono attività collaborative. In particolare io ricordo una collaborazione che abbiamo in corso per la progettualità sulla gestione delle aree boschive. Per Faeto il bosco, la potenzialità, le risorse ambientali costituiscono una grossa opportunità. Il GAL ci sta permettendo, attraverso un'opportunità di finanziamento, di avere delle ricadute positive per la valorizzazione. Ma il GAL si è occupato anche, si occupa di implementare le forme di accoglienza turistica. A Faeto sono stati negli ultimi anni finanziati anche alcuni interventi di bed and breakfast che vanno nella direzione della valorizzazione dell'accoglienza turistica. Turismo, ambiente e anche la cultura possono continuare ad essere le linee di indirizzo per questa collaborazione. E il GAL, con la sua struttura, con la sua presidenza, è in grado di svolgere appieno il ruolo di sviluppo di soggetto sviluppatore di energie e di idee per il territorio dei Monti Dauni. Ecco, sindaco, in un momento difficile di pandemia, la gente non vede l'ora di uscire e di vivere un po' di giornate all'aria aperta. I Monti Dauni, con tutti questi ampi spazi, cosa possono rappresentare appena questa emergenza ce la metteremo alle spalle? I Monti Dauni costituiscono una importante opportunità proprio dal punto di vista turistico-culturale. La pandemia ha sicuramente comportato dei riflessi negativi nella promozione turistica. Di gente ne abbiamo avuta l'anno scorso veramente poca. Però ci auguriamo che questo periodo continui a migliorare, nel senso che il rifugio, il ristoro che i piccoli comuni e quindi anche Faeto può offrire, può essere tranquillamente l'opportunità da cogliere per il futuro. In giro nei comuni ci sono tante opportunità, ci sono le case ad euro zero. Noi promuoviamo i prodotti a chilometro zero, i prodotti che derivano dalla nostra tradizione enogastronomica, il prosciutto di Faeto. Proponiamo la cultura a chilometri zero. A luglio avremo delle presentazioni di grosse iniziative culturali che qualificheranno. Invito tutti a venire a Faeto e negli altri comuni, perché il territorio merita questo apprezzamento. È chiaro che lo potremo fare se la situazione migliora, e ci auguriamo che ben presto possa migliorare questa emergenza. E Faeto, insieme a Celle di San Vito, è l'unica isola franco-provenzale della Puglia. Che cosa si può fare in collaborazione magari con questa parte della Francia e con i Monti Dauni? Ecco, una sorta di gemellaggio con la Provenza, lei l'ha sempre sognato. Ci siamo? Sì, ci siamo quasi. È un obiettivo che da diverso tempo ci stiamo proponendo. E una delle realtà è l'Università Francofona del Sud Italia. Proprio l'anno scorso dovevamo celebrare un gemellaggio, perché avevamo programmato una sorta di visita a Faeto e anche a Celle da parte di grossi esponenti delle associazioni della francofonia internazionale. Purtroppo la pandemia ci ha frenato, forse ci frenerà un pochino anche quest'anno, ma noi non vogliamo fermarci, e sicuramente anche l'UFIS nel 2021 si farà, sarà un UFIS a distanza. Oggi si parla tanto di videoconferenze, di DAD a distanza, ci adeguiamo anche noi, ma siamo pronti anche nel momento in cui i vaccini sono fatti un po' per tutti quanti. L'emergenza
ci auguriamo che tra qualche mese finisca, siamo pronti a riprendere più energici di prima, perché crediamo molto nel binomio franco-provenzale-francofonia e stiamo predisponendo tutte queste iniziative proprio per trovarci pronti e per attuarle immediatamente quando lo si potrà fare.